Famiglia Una Passione in Cucina presenta questa video ricetta. Pizza preparata con l'impastatrice e cotta su pietra refrattaria e teglia. L'impasto che vedrete realizzare potete prepararlo benissimo anche a mano o con qualsiasi altra impastatrice. Vi spiego come procedere. Fate sciogliere 3 g di lievito di birra in 350 ml di acqua a temperatura ambiente. Una volta sciolto bene, versatelo nella ciotola dell'impastatrice e azionatela al minimo. Preparate 500 g di farina e versateli all'interno della ciotola dell'impastatrice poco alla volta. Aumentate un pochettino la velocità dell'impastatrice e lasciatela lavorare per qualche minuto. Quando l'impasto sarà mescolato bene, versate 2 cucchiai di olio di oliva. E successivamente versate il resto della farina. Solo per ultimo versate il sale. E lasciate lavorare l'impasto fino a che non diventa omogeneo. Vedete come ha raccolto tutti gli ingredienti all'interno della ciotola? Adesso la fermiamo. E stacchiamo l'impasto dall'impastatrice. Nel frattempo ho già provveduto a preparare una ciotola unta di olio di oliva. Con un po' di manualità, trasferite l'impasto. Questa non ci serve più e la spostiamo. Adesso dategli una forma all'impasto portando all'interno l'impasto stesso, in questo modo. E coprite la ciotola con un piatto o un coperchio e mettetelo in un luogo caldo. Se preparate l'impasto il giorno prima, sarà molto meglio. L'unica accortezza sarà quella di porlo in frigo nel ripiano più basso e toglierlo circa 7 ore prima di infornarlo.
Adesso prepariamo una tovaglietta pulita e prendiamo il nostro impasto lievitato. Visto com'è cresciuto? Adesso, con un po' di farina 00, cerchiamo di staccare l'impasto dalla ciotola senza rovinarlo. Adesso cerchiamo di staccare tre pezzi uguali, più o meno. Tagliamo l'impasto con le mani in questo modo, facendo una sorta di strozzatura. Per essere più precisi, possiamo prendere la bilancia. Se preparate la pizza surrefrattaria, consiglio di fare 3 panetti di circa 280 grammi, mentre se preparate la pizza in teglia, è meglio fare soltanto 2 panetti da circa 420 grammi. Più avanti vi farò vedere il perché. Adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Portiamo l'impasto all'interno dello stesso. Potete fare anche in questa maniera, oppure così. Coprite le pagnottelle con la stessa tovaglia o una tovaglietta pulita. Poi prendete un canovaccio pulito, bagnatelo con l'acqua e strizzatelo bene. Posizionatelo sopra la tovaglia. Vedete, sotto ci sono le pagnottelle e sopra la tovaglia. In questo modo l'impasto non si asciugherà, non farà la crosta e resterà morbido dopo la lievitazione. Quando dovete fare le pagnottelle? Almeno 3-4 ore prima di infornare la pizza. Tutto dipenderà dalla temperatura dell'ambiente. Più farà caldo e maggiore sarà la lievitazione. Se fa freddo, coprite l'impasto con una copertina. Nel frattempo, posizionate le pietre refrattarie nel forno prima di accenderlo. Sul blog Le Mille Una Passione trovate tutte le informazioni sull'utilizzo. Accendete il forno a 250 gradi centigradi e solo quando sarà arrivato a temperatura cominciate a preparare la pizza sulla teglia o sulla refrattaria. Guardate com'è cresciuto l'impasto. Adesso spostiamo il tutto per dare spazio alla preparazione. Io per agevolarmi sono munita di una pala di legno. Usate la farina di semola per spianare. Cospargete il piano con abbondante farina. Prendete il vostro impasto e cominciate a stenderlo. Thank you.
tirate la pietra refrattaria dal forno, che deve essere bella bollente. State attenti a non scottarvi e usate le presine. Fate scivolare la pizza sulla pietra e aggiungete i vostri condimenti preferiti. Ad esempio, il pomodoro. Tonno fatto in casa. E di questi due ingredienti potete trovare la ricetta sempre sul mio blog. Aggiungiamo della cipolla appassita sul fuoco con olio, pizzico di sale e qualche goccia d'acqua per non farla bruciare. E infine la mozzarella, tagliata e sgocciolata bene. Ma potete condire le vostre pizze come più vi piace, con prosciutto, salame piccante, con carciofi e olive, con le zucchine. Infornate nel ripiano più alto. Potete fare anche più pizza alla volta, a patto che quando sfornate la pizza del ripiano più alto, passate la pizza del ripiano sotto nel ripiano più alto. Spostate la pizza nel piatto grande. E aggiungete un giro d'olio d'oliva. E la pizza è pronta. Quella con lo speck, messo dopo averlo sfornato. Adesso voglio mostrarvi perché ci vuole un panetto più grande per fare la pizza sulla teglia. Ungete con dell'olio di oliva una teglia antiaderente. Prendete il panetto, stendetelo con le mani leggermente unte di olio. Come potete vedere, l'impasto non è sufficiente per una teglia, resta molto molto sottile. Aggiungete i vostri ingredienti preferiti e infornate come di consuetudine. La pizza è ottima anche in questo modo, ma avrei preferito un pochettino di impasto in più. Per tantissime informazioni e curiosità, visita il mio blog. Puoi trovare il link sotto nell'info box o digitando su Google pizza con l'impastatrice Le Mille Una Passione. Grazie per aver visto questo video e alla prossima!